Buongiorno, bentrovati da Scandal. Oggi siamo insieme al sesto episodio della campagna BFM Aggressor Mappa Nevada FA18C Hornet. Oggi, a parte, ok, ci liberiamoci in modo non troppo consono della tanica. Ok, ci vedete contrapposti la partita a F-16C, macchine che chiaramente sono eccellenti dogfighter oltre che acquistabili. Adesso ho sbagliato, sono andato alle comunicazioni su ATC, ma in realtà io dovevo dare l'ok. Ready, ready. Ok, Pontiac 1-1, fammi vedere di che pasta sei fatto. Noi siamo pronti, quindi siamo a posto. La KMD è alimentato, quindi vediamo di fare una buona partita, anche perché F-16 è un avversario temibile. Dobbiamo stare molto attenti. Adesso questa campagna è stata sospesa per un po' perché chiaramente c'è un sacco di altri contenuti che secondo me avevano precedenza, oltre a questa che è un puro dogfight per divertimento, ivi compreso missioni GATF, che vedo che sono abbastanza apprezzate. Vediamo nel prossimo futuro di coinvolgere per riuscire a capire di più su questa community. Ok, dot è preciso sul mio velocity vector. Ok, acquisito 4 miglia, 3 miglia e mezzo, 3 miglia. Vediamo di riuscire a fare un vertical. La velocità ce la consente. Oh, ma no, ma ci ha sparato maledetto, ci ha anche colpito. È probabile, sento anche un po' che lavora male, un po' da compensare. Lui va su, andiamo su anche noi, lavora male. Ci ha colpito, ci ha danneggiato qualcosa. Ma onestamente non avrebbe dovuto colpirci perché l'ingaggio va fatto dopo essere passati. Lui ci ha sparato in faccia, maledetto. Ok, non riesco a tenere bene questa virata, ma comunque, ok, lui passa. Non abbiamo l'angolo né lui né io per riuscire. Adesso lo porto verso il basso, non so neanche quanti danni ho. Ma sento che tira da una parte, devo compensare un attimino. Vediamo di trimmarlo un filo. Probabilmente i danni si hanno un po' inficiato sta manovra, ma va bene lo stesso. Ok, riesco a guadagnarmi le sue ore 6, anche perché lui è, se riesco a fargli perdere velocità in virata. Posso provare a usare la Nose Authority del 18, che ne ha sicuramente più del 16. Infatti sono riuscito con meno velocità a riuscire a infilarmici in coda. Ok, e adesso, nonostante tu sia stato sgarbato e scorretto, ok, lui fa un vertical, poi dopo va a sinistra. Probabilmente non ha più la velocità per riuscire a fare il vertical. Vediamo se riesco a prenderlo. Ok, e ciao. Ok, e quello da 24 ce lo siamo, diciamo, cavati dalla guazza. E adesso però l'aereo è da riportare a 14. Vediamo dov'è Waypoint India, a 14 Angeli, ma per il secondo incontro la macchina tira tutto da una parte. Probabilmente abbiamo dei danni. Adesso da qua non si vede tanto, l'ala di destra è a posto. Tra un po' andiamo sull'external cam, anche se simulativamente parlando non si potrebbe. Però noi ce ne frega, andiamo a vedere cosa è successo. Ok, l'aereo è a 14, vediamo di riuscire a stabilizzarlo. Ok, lì il full flow mi fa mal sperare perché vedo che è abbastanza basso e scende velocemente. Se ha qualche danno osservatorio. Sì, no, c'è molto di più di qualche danno osservatorio. Siamo crivellati. Madonna mia. Adesso l'impresa sarà riuscire a fare il secondo, l'ingaggio 14. Vediamo cosa succede. Speriamo che duri sia il fuel che la macchina, perché onestamente siamo messi male assai. Ok, ready, cerchiamo di sfruttare, battere il ferro finché è caldo, perché sennò. Ok,
Pontiac è già pronto? Sì, ok, Pontiac è già pronto. Vediamo dov'è. Ce l'abbiamo, una strada 12. Engage Bandits. Ah, bravo, cioè, fate i fenomeni voi col 16 che... Primo tuo amico mi ha spaccato le ali e mi ha forato i serbatoi in un ingaggio maledettamente scorretto. Ok, adesso vediamo se lui sarà scorretto. Cioè, se è scorretto come il suo compagno, io esplodo perché. Perché ho talmente tanti danni che si tiene insieme col nastro adesivo sto aereo. Vabbè. Ok. Qui il timone è ancora attaccato, siamo a posto. Sento un po' di rumori strani da dietro, non riesco a capire se riusciremo ad arrivare a lui perlomeno. Messi. Ecco, le fuel lo fa vedere quante ne abbiamo. 19. No, lui è già passato. Maledizione, mi sono perso alla... Ah, mi sono perso all'attimo dell'ingaggio. Adesso vediamo che cosa si propone lui. Siamo in ritardissimo. Siamo in ultra ritardo rispetto alla manovra che dovevamo fare. Siamo in ultra ritardo. Ok, lui ha già guadagnato. Ok, lo porto giù. Lo porto giù perché sennò non so come riuscire a cavarmelo dalle ore 6. Si è già inserito a ore 6. Bene. Siamo nella peggior situazione possibile. Abbiamo la macchina danneggiata. Un F-16 ore 6. Bene. Capita anche un fulmine adesso. Andiamo giù, andiamo giù. Cerchiamo di prendere un po' di velocità. Se rimane attaccato a sto coso, vediamo. E niente, ora sei. Dai, lo faccio passare. Faccio una manovra alla Maverick adesso. Chiudo tutto e cerco di farlo passare. Vediamo. Sì, mi overshoot. Sì, l'ho perso, non lo vedo più. Dov'è? Dovrebbe essere la mia destra. Oddio, anche il trackier ci si mette. Oh, veramente, oggi ce l'abbiamo tutto. Dov'è? Dov'è? No, non lo vedo. Eccolo lì, perfetto. Niente, lui ha overshootato, è passato davanti. Adesso vediamo se riusciamo a dare un po' di manetta per prenderlo. Lui continua a virare perché è tonto. Avrebbe potuto sfruttare tutta l'energia che aveva accumulato, invece è tonto. Vediamo. Devo sfruttare al massimo. Ok, colpito. Ah, non l'ho affondato. No, no. Per piacere, no. Ti prego. Ti prego, mira, vieni a me. Non ho tanta vita. Preso ancora. Oh, 8000 hit. È un tank. Niente. Oddio. Vabbè, ma hai fottuto tanto. Gli ho scaricato anche la pistola che avevo nell'abitacolo. Ed è morto. Veramente assurda sta partita. Veramente assurda. Aspetta, io vorrei verificare di persona che il 16 cada, perché non vorrei che... Visto come è andata la partita, è veramente una botta di fortuna averli tirati giù entrambi. Impressionante. Partita impressionante. Ciao. Dai, muori per piacere. Non vorrei che tu ti tirassi su e mi venisse a prendere come l'araba fenice. Vabbè. Ok, niente. Questa è stata veramente... assurda, però è stata carina tutto sommato, quindi anche per questa volta è tutto. Guardatevi sempre ore 6, non dimenticatevi mai di farlo e ci vediamo alla prossima. Ciao.